Buongiorno a tutti, buongiorno d'Italia, sono Barbara Ghidoni, un architetto, socia fondatrice insieme a altri due partner di Storage Milano, uno studio di architettura che si occupa principalmente di interior. Lavoriamo tantissimo con la moda, con il fashion, da sfilate a eventi, a showroom, negozi, building e con clienti privati. Oggi sono qui per presentarvi casa mia. La troverete un po' scarica, nel senso che amo tantissimo i fiori, ma il periodo non ci consente né di uscire né tantomeno di trovare dei fiorai aperti. Ve la presento in pigiama, ma diamoci sempre un tono, perché il periodo non è felice per tutti, ma cerchiamo di farlo diventare e farlo restare comunque un periodo della nostra vita da ricordare, ma teniamoci su di morale. Questa casa l'ho scelta perché è una casa tipicamente milanese e uscivo dall'acquisto di una casa, quindi molto velocemente dovevo spostarmi in un'altra situazione in modo tale da riuscire a collocare tutto ciò che erano le mie cose. Vero è che la proprietaria attuale della vecchia casa si è comprata tutto. Per fortuna non aveva il minimo di scarpe, altrimenti avrei dovuto lasciare là anche le scarpe. Quindi questa casa non è stata progettata, non è un vero progetto, è più che altro come chiamano i francesi, un progetto pur hasard, cioè un insieme di cose messe che trovavo, che avevo a disposizione tra vintage e quant'altro, e l'ho fatta veramente di getto senza avere un pensiero progettuale. Ho cercato di preservare tutto, dai pavimenti originali alle porte, che sono una cosa che io adoro, agli stucchi, che ovviamente sono le soffitte, fanno parte delle tipiche case milanesi di inizio secolo. Quando sono entrata era pieno di carta da parati, uno strato di carta da parati tipo da 2 centimetri. Togliendo la carta da parati ho trovato sotto a questo strato molto spesso di carta da parati tutti quelli che erano i segni di inizio secolo, dove ad esempio vedete le scritte colla. Qua ovviamente erano i segni scritti a matita, erano i segni dei capomastri che indicavano che su queste pareti ci sarebbero state delle carte da parati. Quindi ho deciso di tenere tutti quanti i muri in questo modo. Questo anche perché in quello che doveva essere inizialmente il mio studio, ho sotto trovato un marmorino molto vecchio, molto bello, che ho deciso di mantenere. Allora, la sala. La sala ha delle sedie, queste sono le sedie di Gio Ponti, tipiche del nostro design italiano. Sono le leggere, non le super leggere, perché avendo un figlio ho optato per qualcosa di un po' più robusto. Poi ci sono una serie di arredi disegnati da noi, dal divano a questo mobile contenitivo in ferro crudo che nasconde la televisione, perché io una cosa che odio è lo schermo televisivo, quindi di fatto basta aprire questo sportello e dentro ovviamente c'è la televisione con tutte le sue i suoi accessori. Ci sono ovviamente libri, poltrone vintage che ho rifoderato con dei velluti che mi piacevano molto come colori, un altro mobile che abbiamo rifatto noi come studio storage rieditando dei pezzi vecchi, e questo bellissimo tappeto di Sissi Tapì disegnato dallo studio Pepe, che sono delle nostre colleghe che a me piacciono molto, e un lampadario che anche questo abbiamo rieditato. Un vecchio lampadario degli anni 60, per il quale ovviamente sono state fatte alcune modifiche sia di colore che di materiali, con delle aperture sotto. Poi ho una piccola collezione di polaroid di Araki e di arte in generale, che mi piace molto ovviamente. Questo è un altro lavoro di un artista italiano molto quotato, molto giovane, che si chiama Thomas De Falco, insieme a alcuni pezzi vintage che trovo nei mercatini. Un altro mio passione è cercare i mercatini. Ah, vi faccio vedere anche questo. Questo è un tavolino disegnato che nasconde una delle mie passioni. È praticamente un tavolino nel quale, rimuovendo, la faccio vedere in parte perché è molto pesante, sotto ho trovato una tavola da backgammon in marmo. Queste sono bottiglie che trovo nei mercatini, sono purtroppo una catastatrice di pezzetti di ceramica di qualunque genere, da ceramica a vetro, per quanto riguarda i mercatini. Oltre a queste collezioni che poi farò vedere in cucina, di insetti. Questa invece è un'artista inglese che a me piace molto, perché è una fotografa che praticamente riedita questi ritratti in chiave romantica, come se fossero delle tela d'olio, ma con dei dettagli, come vedete, che ci ricontestualizzano a quella che è in realtà la nostra epoca. Questa è la terza sua opera.
come vi ho spiegato prima, ho mantenuto tutti quanti i pavimenti originali in marmette, tipiche appunto dell'epoca, e mi sono trovata abbandonato questo tavolo, che era il vecchio tavolo della signora. L'ho subito amato perché credo che gli oggetti portano con sé delle energie. L'ho trovato pieno di energie positive quando ora non si vedono, ma passando la mano ho sentito tutti i tagli e i segni dell'usura fatti mentre facevi la pasta, mentre cucinavi, e quindi diciamo un tavolo molto vissuto dalle donne che hanno abitato questa casa, e questa cosa mi è piaciuta tantissimo. La cucina è in palissandro, disegnata velocemente con dei volumi molto alti di questo mobile contenitivo, dove all'interno c'è dal microonde alla macchina del caffè a tutto quello che in realtà serve, ma qua non vedete perché più posso nascondere più preferisco. Fino alla parte ovviamente della cottura, essendo che questa è una lampada vintage, che è questa. Come vi dicevo, un'altra mia passione è la raccolta di insetti, perché trovo che gli insetti abbiano delle bellezze sia geometriche che di colori meravigliose, e che compro spesso quando vado in questo mercatino, in questo negozio meraviglioso, non è un mercatino, è un negozio, è in Rive Gauche a Parigi, dove ogni volta che vado mi porta a casa un mio ricordo. Il corridoio porta al bagno e alle camere, e ha un grosso guardaroba che è questa porta in fondo, che non vi faccio vedere perché diciamo che non è messo nella miglior forma. Questa è la camera di mio figlio, diciamo con un disordine creativo che accetto perché va benissimo, piena di giochi, e quello che vi spiegavo prima è appunto il marmorino alle pareti che ho trovato quando ho rimosso la carta da parati. Frontalmente invece trovate la mia camera, dove sullo sfondo vedete un quadro a olio che ho recuperato in un mercatino di Londra, delle lampade vintage che abbiamo disegnato, con il letto anche, i tavolini in marmo della Knoll, e l'armadio, visto che non amo particolarmente gli armadi, è un grossissimo volume a specchio, anche perché sono fortunatamente una cabina guardaroba molto grossa, ma per contenere tutto nella camera volevo comunque avere più spazio, e quindi ho questo volume enorme di specchio grigio. Non ho messo gli zoccolini e ho trattato tutti gli zoccolini con queste pitture di smalto nero, in modo tale che riprendessero il colore del corridoio e facessero contrasto invece con il parquet della camera e delle altre stanze. Torniamo indietro nel corridoio, dove si trovano alcuni pezzi vintage come le sedie e come questo piccolo contenitore. In questo corridoio sempre pezzi trovati ovviamente nei vari mercatini, come anche un piccolo gruppo di ceramiche bianche, dalla Puglia a questa, a quest'altra trovata in un mercatino di Hong Kong, un Buddha, fino a questa Madonna con bambino che ho recuperato anch'essa in un mercatino, ma della quale, nonostante la sua cicatrice molto visibile già presente, ho voluto a tutti i costi. Mi piaceva tantissimo la forma, mi piacevano tantissimi i colori, mi piaceva tantissimo questa delicatezza nel vedere e non vedere l'immagine. Ho finito, vi auguro una buona giornata, saluto tutti e ringrazio molto Avi Italia.